dire un'altra cosa mediamente seria, che è: prima avete visto un filmato di slide, di fotografie che passavano dal bianco e nero al colore, molto, molto belle, anche perché sono state studiate e rifatte nei punti in cui sono state fatte quelle vecchie, quindi si sovrappongono perfettamente. E sono un ricordo che ci ha lasciato Paolo Micai, al quale farei un grande applauso, che ci è mancato. Era un grande fotografo, un grande cameraman, che purtroppo anche lui col Covid, e meno male che non esiste. Bene, adesso tocca al mio amico. Lo conosci, Liliana, questo qui, lo conosci? Poco, poco. Buona Lenza, Belli. Preso più cose lui che... Vabbè. Furbo. Bellina Lince. Lui, allora, io è una cosa storica questa qui per i genovesi. Io notoriamente sono e sarò sempre, sono stato il fratello del complesso e il figlio del ristorante. Questa è la storia. Da Gianni Asturlo. È la storia, cioè è la storia, non è che... E lui è il figlio dei Trilli, cioè... Di tutti e due. Sì, uno dei due evidentemente aveva dei problemi. Perché... Però è il figlio dei Trilli, è vero? È vero. È più o meno. Un figlio anche di Pippo dei Pucci. Pippo, questo mi mancava. No, ma ne abbiamo anche di meglio, no, Bavastro? Va bene, vai. Cosa abbiamo? Fabrizio, tu anche. Noi Pucci siamo così. Che non... Vabbè, anche lì c'è stato un po' di confusione. Va bene, abbiamo sentito tutti i colori, però sì, ormai... No, manca lui, insomma, che si chiama Salvini di cognome. Vabbè, ma stai un po' bravo. Bene, ma... Aldo. Vieni. Ah sì, Bavastro suggerisce, un altro avventore ai nostri concerti: noi venivamo sempre a vedere i Pucci anziché i Trilli. Vabbè. Aldo, ti hai visto che scarpe degli Strilli? Ecco, benissimo. Benissimo, un po' vedere grandi, perché meritano. Benissimo. Tac. C'è una bella letta. No, senti, con le scarpe, te ne dico un'altra che dicevano sempre a mio fratello. Questa qui l'ho vissuta io personalmente. Lui era seduto a tavola, è arrivato uno, non dico dove eravamo, però col bambino, che l'ha guardato con gli occhi sgranati e ha detto: Vittorio, sono un tuo idolo. Vai. E lui non lo sapeva. Allora, intanto adesso ve la do io una leccata, ma volevo veramente ringraziarvi a nome di tutti gli artisti, e penso anche a nome di Paolo Bordilli, l'assessore, il presidente del municipio, di essere intervenuti come avremmo voluto, numerosi, belli e soprattutto con Piero nel cuore. Questa è stata la vera vittoria di questa serata, quindi grazie a nome di tutti noi. Io vi saluto con un brano che Piero faceva, noi abbiamo una versione un po' differente. Non faccio a menga, però lo so che l'aspettavi, Liliana, però perché ho un po' di problemi, che fino a ieri sera avevo la febbre 38 e mezzo, come sai, e già oggi non sapevo neanche se avrei potuto presenziare, ma ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa. E niente, faccio una marchettina anche perché domani sera c'è un'altra serata importante che si terrà al Teatro Govi, e inizierà anche lì più o meno alle 20:30. L'ingresso costa solo 10 euro. Andrà tutto a favore delle famiglie sfollate di via Piacenza 17, dove lo scorso 14 febbraio c'è stato l'incendio che ha devastato diverse case. E così, insieme a Stefania Russo, abbiamo organizzato con un po' di artisti questa serata proprio a carattere benefico, con la speranza che possa essere idealmente un inizio per tante altre iniziative analoghe che possano aiutare a dare sostegno a queste famiglie che al momento non possono contare sull'assicurazione del condominio. Per iniziare i lavori serve una cifra e devono tirarla fuori di tasca loro. È un po' paradossale, ma purtroppo le assicurazioni, insomma, a volte hanno i loro cavilli, e non diciamo altro. Quindi noi ci siamo domani sera a Teatro Govi, in Come Semmo da Chi, Gnatri che Semmo, questo è il titolo della serata, dove ci saranno tantissimi artisti e sarà una serata sicuramente piena di sorprese. Ci sono ancora un pochino di biglietti, qualcuno può venire anche direttamente alle biglietterie perché credo che i posti ci siano. Se avete voglia, siamo lì.